Questa mattina Fano ed i fanesi si sono svegliati con il loro nuovo sindaco, che poi tanto nuovo non è, dato che siamo al Serie Bis. Operazione continuità riuscita, quindi, come accadde ad Aguzzi e Carnaroli, che segnarono un decennio di governo della città. L'appello di Seri, sindaco uscente, dunque ai cittadini di dargli l'opportunità di finire il lavoro iniziato è stato accolto. Prima qui non ha vinto Massimo Seri stasera, ha vinto una squadra. Ma il grande assente di questo confronto è stato sicuramente la partecipazione al voto. Solo il 52% degli aventi diritto ha deciso di pronunciarsi al ballottaggio, dando così a Seri 16.763 preferenze con il 63% dei voti e dalla Tarsi 9.781 preferenze con il 36%. La doppia faccia della competizione poi si è manifestata nella piazza di Fano dopo la mezzanotte di ieri, quando il divario era ormai consolidato ed erano solo i decimali a cambiare. E da allora, a pochi metri di distanza, diverse sensazioni, diverse reazioni e anche diverse considerazioni. La coalizione è rimasta compatta fino alla fine e quindi già questo è un enorme risultato. Riparte da domani con la possibilità di un'opposizione seria, costruita, strutturata e quindi insomma faremo ancora parlare di noi. Con la luce del giorno, poi, smaltita una volta l'euforia del momento, si tirano anche un po' le somme del risultato raggiunto. Oltre 1.000 persone si sono aggiunte a quelle che mi avevano votato nel primo turno. Al ballottaggio, nonostante siano venute meno persone a votare, ma ho preso più voti rispetto al primo turno. Quindi significa che oltre il 50% delle persone che si sono presentate a votare al primo turno hanno espresso la fiducia in Massimo Seri. E spero anche che da domani, da oggi, si torni a parlare in positivo della nostra città. Io capisco che la campagna elettorale porti a strumentalizzare, a parlare in negativo, a dire solo le cose che non vanno, ma Fano è una bella città, un grosso potenziale. Ora il primo cittadino è atteso alla prova degli assessori e alla composizione della nuova squadra. Vedremo se il tanto annunciato rinnovamento ci sarà e in che misura. E se vincitori e vinti, passata la mezzanotte, consumavano il momento storico, chi invece aveva già da 2 settimane fa archiviato la partita era al terzo sonno e per nulla appassionato per un risultato pressoché che scontato ha pensato bene di far altro. Come scontato anche nelle presenze sarà la composizione dell'opposizione, dove di leghisti doc se ne vedranno ben pochi, ci dice appunto Marta Ruggeri. Noi veramente immaginavamo un risultato del genere, per questo devo fare i complimenti sicuramente a Massimo Seri, che è stato riconfermato sindaco di Fano, e anche a Lucia Tarsi, che comunque si è battuta fino all'ultimo. Noi avremo 2 nuovi consiglieri comunali, entreranno Tommaso Mazzoni, che era il nostro capolista, e Francesco Panaroni. Nella composizione di Seri mi pare che sia entrato qualcuno di nuovo, insomma c'è una parte vecchia, una parte nuova, e quindi vedremo, li conosceremo. Invece, sorpresa delle sorprese, nel centrodestra abbiamo più o meno le stesse persone che c'erano prima, cioè la Lega è stata in grado di traghettare persone che prima erano in lista con Carloni, persone che prima erano in lista con Aguzzi, quindi avranno più o meno la stessa composizione, insomma, perché ci sarà, quanto mi risulta, Giancarlo Danna, Lucia Tarsi, Ser Filippi, poi ci sarà Magrini e Ilari, che già c'erano, insomma erano sotto altre bandiere, però sono sempre le stesse persone, quindi poco cambiamento nel centrodestra.